Allora, ciao, questo è un piccolo pezzettino di video per presentarvi la specie di tutorial che ho fatto per una copertina fatta a Patchwork. È stata una commissione per una bimba e il video lo pubblicherò una volta che la copertina è stata consegnata alla mamma e spero vi possa piacere e possa essere di ispirazione per chi magari vuole provare a fare una copertina Patchwork. Vi dico, il video non è fatto molto bene, è un mio primo video, tra virgolette, tutorial, perché non è proprio un tutorial, visto che alla fine non è che vi faccio vedere benissimo i passaggi, sono andata solo a filmare i risultati di ogni passaggio. Mi specializzerò a fare dei video tutorial che siano veramente tutorial, veramente seguibili, quindi abbiate pietà. Se vi va, guardate il video fino alla fine, lasciatemi un mi piace se vi piace, lasciatemi una critica costruttiva nei commenti, se non vi è piaciuto, ok? Calcolate che non è fatto bene, lo so, e me ne rendo conto, mi dispiace anche di non averlo fatto meglio, è un periodo per me dove sono un po' stanca e ho preso un po' di impegni e mi sono posta un po' degli obiettivi e faccio fatica a stare dietro a tutto. Il video lo vedrete molto probabilmente tra poco meno di 2 mesi, più o meno, tra un mesetto abbondante, e quindi spero di aver già raggiunto certi obiettivi che mi sono posta e quindi probabilmente saprete già di cosa sto parlando quando vi dico che sono stanca perché ho intrapreso varie strade. E niente, quindi io vi saluto, vi auguro buona visione se volete guardare il video, mi auguro vi piaccia, un bacione grande e alla prossima. Ciao, allora, questo è il primo step per la copertina Patchwork che mi è stata commissionata per una bimba che arriverà tra qualche mese. Allora, io sono stata lasciata libera di scegliere le stoffe che volevo e quindi ho pensato di buttarmi sulla Gutterman, che ha fatto questa collezione di stoffe molto molto bella. Io me ne sono innamorata. E praticamente ce ne sono anche altre della stessa collezione. Io ho scelto queste 6. Ho scelto questa che ha le mongolfiere con questi orsetti, gli uccellini così, le mongolfiere in rosa. Le trovate anche in azzurro e in grigio, che è un colore, diciamo, neutro, che va bene sia per bimbe che per bimbi. Poi ho deciso di abbinarci questa che ha queste oche, sempre della collezione Ring and Roses di Gutterman. Poi ho scelto questa con questi conigli. Poi ho scelto questa qui con la bimba con l'oca e il guinzaglio, questa qui con il bimbo con l'orsetto, e l'orsetto è lo stesso che era appeso qui, richiamano appunto gli stessi soggetti in modo da poter abbinare insieme le stoffe. E poi questa con i palloncini. Ovviamente la Gutterman fa delle cose veramente di qualità e questo cotone 100% cotone adatto appunto ai bambini è fantastico, e quindi le ho già viste da un po' di tempo. Appena mi si è presentata l'occasione ho scelto queste. E per fare la copertina che farò io, che misura 90x120, mi servono 48 pezzi di stoffa tagliate 16x16
perché poi una volta 16x16 comprese i margini di cucitura per avere poi dei quadrati 15x15. Ho scelto 6 tipi di stoffe, ogni stoffa mi serviranno 8 quadratini. Le ho già ritagliate. E ho anche già fatto una prova di come abbinarle, poi mi sono scritta giù le sequenze e il prossimo step vedrete già dei quadrati uniti, vendranno poi ripiegati su se stessi. Questa che vedete sono le righe delle mie penne cancellabili, poi passato sotto la macchina, sotto il ferro da stiro spariranno. Praticamente andrò ad unire dritto contro dritto i due pezzetti di stoffa e poi, una volta aperti, saranno cuciti centro, eccetera. Quindi questo è il primo step e ci rivediamo con qualcosa di già cucito per farvi vedere. Allora, eccoci qua. Ho cucito insieme i vari quadrati, mettendoli dritto contro dritto. Ho fatto, essendo che ogni riga è composta da 6 quadratini, ho fatto prima ho unito i due a due facendo 3 pezzi, poi ho unito le altre due cuciture, quindi queste le ho fatte in un secondo momento. Ho fatto in modo che ogni pezzo si riproduca in modo casuale e seguendo il mio schema che poi mi sono fatta, ho fatto tutte le righe. Con la penna cancellabile poi ho segnato, questo è il numero 1 fino al numero 8, in modo che quando poi sarà da cucire, fare le cuciture che uniscono le righe, e mi ritrovo giusta con il schema che avevo fatto. Una cosa che volevo farvi notare, se per caso decidete che volete farlo anche voi, sebbene questo non sia un tutorial, perché comunque non spiego benissimo quello che faccio, ma comunque essendo molto semplice non dovreste incontrare difficoltà anche se siete le prime armi, è che questa prima riga, le cuciture, quando finite di fare le cuciture dovete stirare e l'avanzo, diciamo, l'ho spinto tutte in un unico senso, queste tutte verso sinistra. La riga successiva, la numero 2, quindi questa, la numero 2, se notate, ho piegato tutti gli avanzi nel senso opposto. Questo è così, mentre questo è così. Nel momento in cui io dovrò andare a far combaciare le cuciture, mettendole a dritto contro dritto, in questo modo si creerà come uno scalino. Andrà perfettamente ad incastro. Un attimo, che mi sono metterla al contrario. Andrà perfettamente ad incastro. Ok. In questo modo. Vedete così? Andranno perfettamente in incastro perché così creeranno tra di loro uno scalino e poi nel momento in cui io andrò a risvoltare non si sentirà nulla e verrà fuori un lavoro pulito. Ok, faccio queste cuciture e ci vediamo con la parte patchwork sopra finita. Allora ragazze, questa è la copertina cucita. Adesso inizia a essere
essere grande, faccio un po' fatica a farvi vedere bene tutto, però comunque se eseguite la tecnica, quella che vi ho detto prima, di fare ogni scarto, diciamo, dietro alterni, cioè magari una fascia tutta girata a destra e una fascia tutta girata a sinistra, vi verranno gli angolini perfetti, perché nel momento in cui sovrapponete ci sarà proprio una specie di scalino che vi aiuterà tantissimo a fare gli angolini perfetti così. Che dire, mi piace un sacco, queste stoffe sono stupende, combinate insieme rendono veramente tanto e rendono la copertina molto elegante. Questo è il retro, qui forse vedete bene, vedete qui ho lasciato lo scarto verso destra, qui l'ho lasciato verso sinistra. Nel momento in cui mettete dritto contro dritto, i due scarti andranno a formare, non si vede praticamente niente, le due parti, quelle rosa. Vedete? Proprio queste due qui, quelle all'interno del bianco e del grigio, vedete, si uniscono perfettamente ed è grazie a queste che riuscite poi dall'altra parte ad avere l'angolino perfetto. Scusate, ma non posso lasciare la macchina ferma, c'è la telecamera ferma sul piedistallo, quindi devo tenerla in mano. E vi farò un po' venire mal di mare, comunque questa è. E niente, adesso io al posto di fare una solita copertina dove si mette l'imbottitura e poi si mette un'altra stoffa sotto e si va a trapuntare, eccetera, per rendere la copertina più leggera e secondo me molto più calda, andrò a mettere un bel pile di qualità abbastanza alto, molto morbido, adatto appunto ai neonati, che mi farà sia da imbottitura che da copertina da stoffa sotto, quindi poi la copertina sarà quasi finita. Metterò poi dello sbieco tutto intorno e ci rivediamo. Copertina praticamente finita, così vi faccio vedere com'è venuta e magari mi attrezzo in modo diverso per farvi vedere meglio tutta la copertina intera e in modo più che si capisce un po' meglio come è venuta. Ecco, adesso andrò a stirare bene e poi appunto metterò, sovrapporrò il pile sotto questa qui, sovrapporrò il patchwork sopra il pile e poi andrò a trapuntare passando con la macchina da cucire nelle cuciture già fatte. E basta, ci vediamo tra un pochino. Allora, eccomi qua con la copertina finita e come vi dicevo ho messo nella parte dietro un pile, poi l'ho trapuntata passando sopra le cuciture tra un blocchetto e l'altro e poi ho messo uno sbieco per fare in modo di rifinire bene il tutto. Ho messo anche il mio logo e niente, ve la faccio vedere così perché appunto non sapevo dove metterla, nel senso che scusate, vediamo se riesco a sistemarmi meglio. Sarà orribile questo video, mi immagino. Però d'altronde non ho delle tavole così grandi da poter mettere la copertina sopra e farvela vedere bene. E ho visto in certi video che mettono la copertina per terra e ovviamente sì, pavimento pulito e tutto, però essendo che è per una bambina neonata, insomma non mi andava proprio di appoggiarla per terra, anche perché non ho degli spazi così grandi poi da poter farla vedere tutta. Comunque questa è la fantasia, ho scelto appunto di metterla sopra il mio letto e farvela vedere così. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è un po' fatto male,
però d'altronde dovete portare pazienza perché ancora non ho tantissima esperienza, magari in futuro farò dei video migliori. E niente, io vi saluto. Se vi è piaciuto il video, lasciate magari un mi piace sotto. Se avete dei consigli o delle critiche costruttive, lasciate nei commenti, mi fa sempre piacere. Iscrivetevi al canale se vi va, che così magari facciamo girare un po' i miei video. E ovviamente, più riscontri ho, e più sono motivata a continuare. Ciao!